Abbiamo visto precedentemente come il lupo sia sempre stato un potente totem per la cultura italica antica e come la sua fusione con l'essere umano fosse non solo una grande punizione divina, ma anche una spiegazione magica ed arcaica per malesseri di natura psicologica e fisica. Il lupo come divinità infernale, dio della morte, animale caro a Marte e i suoi soldati e incubo dei pastori. Il lupo rappresenta la dimensione istintuale, la voracità, la violenza, la mancanza di ragione, il desiderio sessuale, il peccato. E l'uomo che si fonde con lui non è più un uomo, è diverso, è pericoloso, è una creatura mostruosa del folklore. Quindi, come già fatto in passato, vediamo alcune storie, racconti popolari e curiosità della nostra penisola che vede come protagonista il lupo mannaro, gli uomini bestia e la tesa convivenza tra animale e uomo. Da nord a sud, isole incluse ovviamente. A San Grato, in provincia di Aosta, viveva un montanaro solitario che sopportava la presenza solo del suo fedele cane da guardia e della figlia adolescente. La vita trascorreva serena finché un lupo gigantesco iniziò a turbare le giornate del montanaro e delle sue mucche. Il cane fedele si scontrava spesso con questo essere mostruoso che sembrava immortale. E ogni volta il povero cane riportava ferite molto profonde, ma riusciva sempre a sopravvivere. Una notte, però, il montanaro lasciò la figlia da sola nella baia. La ragazza stava preparando del formaggio e non si accorse del mostro, finché questo non le saltò alle spalle. La giovane cercò di lottare, ma le fauci furono più veloci, strappandole le carni dal petto. Quando il montanaro varcò la soglia di casa, trovò la figlia in fin di vita, orribilmente mutilata e in una pozza di sangue. Le ferite erano troppo profonde e la ragazza morì pochi giorni dopo. Il montanaro, accompagnato dal suo fedele cane, iniziò a vagabondare per la valle in cerca del lupo, pronto a trovare pace tramite la vendetta. Passarono anni, finché una sera non entrò in una locanda per trascorrervi la notte. Improvvisamente il suo cane si mise a ringhiare furiosamente e fu con molta fatica che il montanaro riuscì a dominarlo per impedirgli di saltare addosso al locandiere, il quale si rivolse mestamente all'animale. «Io e te ci siamo già battuti molte volte e tu sei sempre riuscito a sopravvivere». Povera bestia. Il montanaro all'inizio non capì, ma la sua confusione si tramutò velocemente in orrore man mano che l'albergatore continuava a parlare. L'uomo, infatti, aveva offeso due streghe che lo avevano tramutato in un lupo. Costretto in quella forma, egli soffriva terribilmente per la fame, per la sete e per il freddo. Poi un giorno aveva trovato un'abitazione e dopo vari tentativi era riuscito ad entrarvi. Alla vista della ragazza al suo interno, però, perse completamente la testa e le mangiò i seni. Ma così era riuscito a ritornare uomo. Da quel giorno attendeva che il montanaro lo trovasse. Così avrebbe potuto finalmente morire, ma con dignità, su due gambe e da uomo. Nel Piemonte nord-occidentale, due ragazzi che stavano lavorando nei campi trovarono una pelle di lupo abbandonata, vicino ad un roscello. Il più giovane decise di posarla sulle sue spalle, con fare scherzoso, ma subito dopo iniziò a sbraitare parole orribili, minacciando il compagno che lo avrebbe sgozzato se non gli avesse strappato la pelle di lupo di dosso. Nel cuneese è famosa la leggenda del lupo cerviere. Letteralmente lupo che dà la caccia ai cervi, un essere che, secondo Casimiro Zalli, assaliva animali, li portava sugli alberi e poi ne mangiava sangue e cervello.
Un lupo mannaro che si arrampica? Beh, forse no. È molto probabile che questa definizione sanguinolenta di più di 200 anni fa fosse riferita a un altro animale, un tempo diffuso sia sulle Alpi che sugli Appennini settentrionali. Sto parlando della lince. Questo felino infatti ha dimensioni simili a quelle di un lupo e, contrariamente a quest'ultimo, ama rifugiarsi sugli alberi per mangiare. Nell'entroterra savonese sembra essere stato registrato un caso abbastanza recente. Nel febbraio del 1951 una donna contattò i carabinieri, chiedendo loro di raggiungerla in casa sua. La donna viveva in una casa abbastanza fatiscente, in mezzo alla campagna. Il suo promesso sposo era stato dato disperso durante la guerra e lei era rimasta incinta di un altro uomo, 5 anni prima. Ovviamente era stata subito abbandonata e stava crescendo la figlia Rosalba da sola. Ma negli ultimi tempi la bambina sembrava stare male. Non dormiva, non mangiava e si lamentava tutto il tempo. La donna stranamente non contattò nessun medico, ma direttamente le forze dell'ordine. Quando i carabinieri entrarono in casa, si trovarono davanti una bimba di 4 anni che si lamentava a pieni polmoni. I suoi però sembravano più ululati animaleschi che parole reali. Gli uomini cercarono di avvicinarsi, ma la bambina riusciva a scappare, correndo su 4 zampe. Arrivò addirittura a sollevare e lanciare il tavolo di legno contro i suoi poveri inseguitori. Quando venne finalmente raggiunta, dovettero legarla e tenerla ben ferma. Aveva infatti una forza sovrumana, pari a più uomini adulti in un sol corpo, ma i carabinieri alla fine riuscirono a portarla via. A differenza della storia precedente ambientata in Liguria, questa sembra avere fonti più che autorevoli, pur essendo molto più antica. È il 5 luglio del 1792. Il giovane Antonio Gaudenzio, detto Giuseppe, guida le sue vacche al pascolo, nei prati di Cusago in provincia di Milano. La sera, rientrando in casa, scopre l'assenza di un vitello. Il padre va su tutte le furie. Le vacche sono la loro unica fonte di guadagno. Perdere un vitello è qualcosa che non possono assolutamente permettersi. Non tornare finché non l'avrai trovato, urla il padre cacciando il figlio fuori di casa. Giuseppe si incammina nella notte estiva, probabilmente sentendosi in colpa, ma anche contrariato per l'atteggiamento del genitore. Un genitore che però non rivedrà mai più. Il mattino dopo le ricerche porteranno al ritrovamento del cappello del giovane, di alcuni brandelli dei calzoni e poi, più avanti nel tempo, anche di alcuni resti maciullati. Il vitello invece viene ritrovato completamente illeso. Tempo dopo ci sarà un altro omicidio, una certa Antonia di 8 anni. E poi ancora e ancora. In 2 mesi altri 4 bambini vengono attaccati e sbranati. Alcuni testimoni dicono che il killer sia un mostro alto quasi quanto un uomo, con braccia mostruosamente lunghe e ricoperto di una peluria fulva. C'è chi è convinto di vedere occhi cremisi lampeggiare nella notte o negli angoli bui. I bambini non mettono più il naso fuori di casa e molti sono convinti che ci sia un lupo mannaro, una bestia dannata oltre le loro porte. Altri pensano che sia una iena scappata da un circo lì vicino. Il 24 settembre una carcassa viene portata in un ambulatorio. Si tratta di una grossa e vecchia lupa, dai denti consumati, piena di cicatrici, ferite e malattie. Gli attacchi però si interrompono e tutti riescono a tornare alla loro vita quotidiana. È stata quindi quella femmina di lupo prossima alla morte a uccidere tutti quei ragazzini? Sembra proprio di sì. Chissà, forse le numerose malattie l'hanno resa più violenta e cattiva, forse facendola addirittura impazzire.
Ne Fiabe e leggende della Val di Fassa viene narrata la storia di un pastore che venne maledetto da una fata dei boschi. Ti trasformerai in un lupo malvagio e la tua fame sarà infinita. Non ti sentirai mai sazio, almeno finché non avrai capito il rispetto per la natura, fondendoti con essa. Rimanendo in Trentino Alto Adige, una delle più antiche divinità del posto è la Dea Reitia, venerata per l'appunto dalla popolazione italica dei Reti, che viveva tra le Alpi orientali e l'Alto Adriatico. In uno dei reperti ritrovati nella zona viene raffigurata al centro la dea, a destra un uccello, probabilmente d'acqua dolce, e a sinistra un lupo. Vedete cosa tiene in mano la dea in direzione proprio del lupo? Una chiave. Beh, non tutti forse lo sanno, ma esistono vari modi per purificare lo spirito di un licantropo. Infatti le famose pallottole d'argento sono fatali. Ma per purificare il mostro si può o colpirlo con un bastone o utilizzare dell'acqua purissima fino all'uso di una chiave, proprio di quelle antiche senza buco. Infatti riuscire a colpire con una chiave il poveraccio potrebbe salvare sia lui che la vittima. E per ultimo scomodiamo i ladini delle Dolomiti. Tra le loro antiche leggende vi è il capo di lupo, anche chiamato più semplicemente uomo lupo o l'inesorabile, un, si dice, fantasma che si manifesta prima di grandi nevicate a rischio valanghe. Ma cosa c'entra un fantasma con il lupo mannaro? Beh, il suo aspetto è quello di un uomo molto magro, vestito di stracci, con un cappello floscio ornato di piume, che nascondono però il muso di un orribile lupo ringhioso. In questa regione non ci sono leggende famose che hanno come protagonista la licantropia, ma non si può non parlare del culto magico che si era, per così dire, generato dall'animale nel corso dei secoli. I popoli friulani hanno un sottobosco folcloristico molto interessante e una delle figure più particolari sono i benandanti, persone di ambo i sessi, nate con il sacco amniotico intatto e preparate ad affrontare la magia nera e i suoi demoni. I benandanti potevano essere sia guaritori sia cacciatori di mostri, ma anche sciamani che risolvevano questioni legate all'agricoltura grazie a riti e preghiere. Ora, non c'è bisogno che vi dica quanto possa essere fragile l'equilibrio tra uomo e animali, soprattutto se sono grandi predatori. Il lupo era uno degli animali che dava più da pensare, soprattutto ai pastori. Quindi, quando i lupi davano troppo fastidio e facevano troppi danni e non si riusciva a trovare una soluzione, beh, poteva essere il momento di chiamare un benandante. Il lupo, in questo caso, non è né buono né cattivo, è solo un problema da risolvere. Anzi, in realtà si credeva che l'animale potesse essere un fedele aiutante contro le streghe, nemiche numero uno dei benandanti e dei contadini. Inoltre, la loro carcassa, il pelo, le ossa, erano parecchio richieste anche dagli stessi cacciatori di demoni, perché si pensava che avessero un qualcosa, delle proprietà magiche, potenti e selvagge. Jacques-Collin de Plancy, studioso dell'occulto dell'Ottocento, riporta un aneddoto che ha come ambientazione Padova. Un giorno venne preso al laccio un lupo mannaro che correva per le vie di Padova. Gli si tagliarono le zampe ed il mostro riprese tosto forma d'uomo, ma con piedi e mani mozzate. Per il resto non vi sono grandi racconti o leggende sui lupi mannari nello specifico, ma una delle leggende più folcloristiche che ci si può avvicinare è quella dell'uomo selvatico, una figura molto comune in tutto il tratto alpino e che prende vari nomi. È la leggenda di un uomo che, rifiutando la cosiddetta civiltà, vive nei boschi, conducendo una vita per l'appunto selvaggia e a contatto con la natura.
a tal punto che il suo aspetto muta, diventando un po' bestia e un po' vegetale, spaventando così la gente comune. Leone Cobelli, storico del XV secolo, scrisse questo nel 1437. Arrivò un grande lupo mannaro a Forlì, il quale attaccava uomini e donne. A quel tempo Renzo da Tode aveva mandato il bando affinché non si andasse in giro armati, ma per questo diede il permesso. La presenza del lupo è storicamente confermata sia a Forlì che sulle colline riminesi. Prima ancora, nel XII secolo, correva tra la popolazione la paura delle carni lupate. A differenza dei popoli friulani, in Emilia-Romagna sia le carcasse di lupo sia gli animali uccisi da questi non dovevano essere assolutamente vendute, consumate o usate. È probabile che questo timore nascesse da casi di rabbia o altre malattie virali, ed è interessante vedere che, nonostante i nostri pregiudizi riguardo il Medioevo, ci fosse una reale mobilitazione per mantenere in piena salute la popolazione. Lo so che sembra un'ovvietà, ma nel XXI secolo, il nostro secolo attuale, in alcuni stati americani, le carcasse di animali uccise da altri animali o investiti possono essere tranquillamente consumate, senza alcun controllo specifico. Man mano che scendiamo lungo la colonna vertebrale della penisola, la presenza del lupo e le leggende sulla licantropia si fanno più presenti. A Pontremoli, nella Lunigiana, un essere dalle sembianze bestiali si aggirava ululante attorno al castello del Piagnaro. Si lamentava camminando un po' su due zampe, un po' strisciando a carponi, agitando gli altri cani del paese. Se lo si incontrava non bisognava mai guardarlo negli occhi. Se non si moriva sul colpo, sicuramente la bestia ti avrebbe aggredito e sbranato. Tutt'oggi sul sito del paese si legge: ogni generazione di bambini, e non solo di bambini, per secoli ha cercato di capire chi fosse questo uomo bestia, e per ogni generazione c'era un lupo mannaro, o più di uno. Una volta era il fornaio, perché lavorava di notte e perché era un uomo molto brutto, oppure il mite calzolaio, che con il buio sfogava la sua repressa indole bestiale, oppure il matto, facile oggetto di scherno, o lo straniero, il diverso, di cui si sapeva ben poco. Come vedete, gli elementi psicologici e patologici si fondono con la leggenda, ovvero i lunatici, di cui abbiamo parlato nello scorso episodio. In altri casi toscani si parla appunto di smania, furore, idrofobia e una forte sensazione di bruciore alla pelle. Episodi psicotici con persone che acquisiscono una forza sovrannaturale, che strillano rotolandosi per terra e che si feriscono apposta, ma senza avvertire alcun dolore. Secondo gli antichi riti, per guarire l'uomo dalla licantropia, detto anche grande male, bisogna forargli la mano con un punteruolo da calzolaio. Nell'Ascolano bisognava stare molto attenti quando si battezzavano i bambini. Alla domanda del prete si doveva sempre rispondere in modo molto chiaro. In caso di impappinamento o da parte del prete o del padrino, il piccolo era condannato a trasformarsi, al compimento del 25° anno d'età, in strega se femmina e licantropo se maschio. Nel maceratese esistono vari modi di dire e proverbi interessanti, come ad esempio fare le rote. Si usa in riferimento a certi soggetti che mordevano e ululavano nel cuore della notte come animali inferociti. La soluzione era punzecchiarli con un forcone, provocando così una perdita di sangue. Spesso erano descritti come uomini dagli occhi sgranati e dalla barba e capelli incolti, estremamente scontrosi. Probabilmente erano minorati mentali o malati di epilessia, i quali, non essendoci le giuste conoscenze e i giusti professionisti, venivano isolati e abbandonati a loro stessi, o magari lasciati uscire in gran segreto dalle stesse famiglie,
durante le ore più buie. Insomma, la vergogna e l'ignoranza genera mostri. In Umbria le storie sui lupi mannari si sentono spesso. Alcuni racconti parlano di avvistamenti sul lago Trasimeno, nella Valnerina, sui Monti Sibillini, nello Spoletino e così via. C'è persino chi ha immaginato il lupo di Gubbio, quello ammansito da San Francesco, come un vero e proprio licantropo. Del resto, l'anonimo dei fioretti di San Francesco afferma che la bestia fosse enorme e terrificante. Vari studiosi invece hanno ipotizzato che si trattasse di un uomo selvatico, un feroce brigante che viveva isolato da tutto e da tutti. Ammettiamolo, il Lazio e la licantropia vanno proprio a braccetto. Oltre agli antichi riti che abbiamo visto nello scorso episodio, ci sono storie più recenti. Tra i colli albani viveva un lupo mannaro. Era sposato e riusciva a gestire la sua malattia, potremmo dire, in modo piuttosto soddisfacente. D'altronde lui seguiva i cicli della luna e riusciva ad anticipare la trasformazione. Ogni volta che si avvicinava il plenilunio, avvertiva la moglie che quella notte non sarebbe tornato, ma l'avrebbe passata a bere all'osteria insieme ai suoi compari. Ma visto che c'erano molti ubriachi in giro, lei avrebbe dovuto stare attenta a non far entrare malintenzionati in casa. «Tre bussate», diceva. «Aspetta tre bussate e saprai che sono io alla porta. Non aprire mai prima delle tre bussate. Conta sempre con molta attenzione». E così la vita continuava, tra casa, lavoro, chiesa e osteria. Ma una notte di luna piena la donna era incredibilmente stanca e dormì profondamente fino alle prime luci del mattino. Qualcosa la svegliò. Era una bussata, o forse erano due o tre. La poveraccia si alzò tutta trafelata, ma con la mente ancora piena di sonno. Aprì subito la porta e si trovò davanti un uomo orribile, peloso e con la bava alla bocca. Era il marito che si stava ancora trasformando e che aveva bussato solo una volta. Preso dall'istinto omicida, l'uomo saltò addosso alla moglie e le sbranò il petto. Questa storia delle tre bussate è molto comune, con diverse varianti, anche in altre regioni italiane. Infatti sembra che i lupi mannari del centro Italia fossero più restii a vivere la loro condizione come una maledizione. L'etnologo italiano Angelo De Cubernatis afferma, nel volume 1 della rivista delle tradizioni popolari italiane, che i lupi mannari del Lazio e regioni vicine non vogliono essere curati dalla loro condizione e, anzi, tenterebbero di uccidere chiunque provi a salvarli tramite acqua di fontana e zaccagnate. Nella Maremma viterbese, nei primi dell'Ottocento, vennero incaricati dei veri e propri cacciatori di lupi per sterminare ogni esemplare che viveva nei pressi del Monte Nerone. Questi erano soliti indossare, sopra i vestiti, le pelli dei lupi uccisi, non si sa se per mascherare l'odore o per protezione, come i tempi antichi. Il 24 gennaio 1946 compare un trafiletto sul giornale L'Unità. Riappare a Roma il lupo mannaro. La sua prima apparizione risale infatti a ben 3 anni prima, in una notte di luna piena. Le cronache dell'epoca lo descrivono come un uomo dal comportamento assai strano, che ama raspare il suolo con violenza fino a farsi sanguinare le dita. Ulula alla luna con voce inumana e si nasconde tra i cespugli per meglio aggredire chi per primo passa di là. Fortunatamente non si registrano vittime, ma riuscì comunque a spaventare un paio di ragazze che chiamarono immediatamente la polizia. Lui scappò, facendo perdere le sue tracce nel Lungotevere. Un altro avvistamento si registrò nel novembre del 1947, quando, sempre a Villa Borghese, segnalarono alle forze dell'ordine la presenza di un uomo col volto celato da un berretto grigio, avvolto da un pastrano scuro, che si abbeverava o alle fontane
o alle pozzanghere di acqua sporca e ringhiava, impaurendo i passanti. La sua identità venne rivelata il 14 luglio 1949. Pasquale Rossi, un ex lucidatore disoccupato, nato nel 1918, venne portato non senza difficoltà in caserma per essere interrogato. Qui si giustificò affermando che ciò accadeva contro la sua volontà. Quando c'era la luna piena, subiva una sorta di alterazione corporea. Addirittura i peli e i capelli gli si rizzavano. Un calore inspiegabile lo colpiva e una forza sovrumana gli si spandeva in tutto il corpo. A detta sua, la sua prima metamorfosi avvenne una sera, appena tornato dal lavoro mentre si stava spogliando. Ad un tratto si rese conto che le sue mani erano anchilosate e sembravano allungarsi come artigli. Sentita questa sua dichiarazione, gli inquirenti non batterono ciglio e venne giudicato pericoloso per sé e per gli altri. I cosiddetti lopi menari, in Abruzzo, sono tutti coloro che sono nati nella notte di Natale, ma esistevano vari modi per prevenire o curare la maledizione. Per 3 notti di Natale consecutive, il padre del bambino maledetto doveva marchiare una croce sul piedino del piccolo con un ferro rovente, altrimenti, per interrompere la trasformazione, bisognava ferire il piccolo licantropo, procurandogli una perdita di sangue. Invece, per difendersi da un lupo mannaro, è sufficiente salire delle scale e rifugiarsi in un punto sopraelevato. Come altri lupi mannari italiani, infatti, quell'abruzzese non può alzare gli occhi al cielo o ne rimarrebbe atterrito. E pertanto può salire un massimo di 3 scalini, stando a numerose e ricorrenti storie che provengono da tutta Italia. Ed infine una filastrocca abruzzese chiamata si tacce, ovvero setaccio setaccio, che non leggerò per ovvi motivi, ma che si recitava mettendo i pargoli a cavalcioni sulle ginocchia e facendoli saltellare seguendo il ritmo delle parole. Anche in Molise, coloro che nascono durante la notte di Natale sembrano essere costretti a diventare licantropi. Al maschio tocca la sorte da lupe menare, alla femmina quella da streia. Ma a Ripa Bottoni, nel Campobassano, avviene un'eccezione. Solo il primo nato nella notte viene maledetto, agli altri invece tocca un destino di sterilità. Il mannaro molisano sguazza nelle pozze fangose per trovare refrigerio, si avventa sul primo malcapitato che gli capita a tiro e morde, lacera, ferisce. Si tramuta lentamente dalla cintola in su, con o senza la luce della luna, e il suo muso appare alle volte come quello di un orrendo maiale dalle orecchie pelose. Di solito il periodo in cui la licantropia locale si manifesta con maggiore frequenza è quello di marzo. Il mostro non solo teme la luce, ma si consigliava sempre di tenere con sé un fazzoletto rosso o un panno di lana dello stesso colore, che se gettato sulla creatura durante la sua furia, induceva quest'ultima a sfogarsi sul tessuto, riducendolo a brandelli, un po' come i tori nella corrida. I lupi mannari campani vengono chiamati in diversi modi, pampanari o lupenari, e secondo il folklore locale avevano un aspetto molto particolare, senza coda e ricoperti non solo di pelliccia, ma anche di foglie di vite e viticci. Inoltre lasciavano impronte da 5 dita, come un essere umano, differenziandosi così dai canidi, che ne hanno per l'appunto 4. Secondo la leggenda, San Guglielmo sarebbe stato aiutato da un enorme e potente lupo durante la costruzione del santuario di Montevergine. Un lupo mannaro partenopeo viene citato nel 500 dallo scrittore Tommaso Costo. Questi riferisce di un certo Fornaretto da Lugo, licantropo che avrebbe disseppellito un tale dal cimitero ebraico e avrebbe giocato a palla col suo cadavere per tutta la notte.
In tempi più recenti era convinzione napoletana che i lupi mannari ululassero durante la Seconda Guerra Mondiale per avvertire i locali degli imminenti bombardamenti anglo-americani, e va detto che questa credenza era presente anche in Lombardia. Sempre in quel periodo fece scalpore la storia di Yolanda Pascucci, la cosiddetta lupa di Posillipo. La donna aveva frequenti crisi notturne che si intensificavano durante il plenilunio, durante le quali il corpo le bruciava dall'interno e la costringeva a bere e a ululare senza sosta. Yolanda si trasferì poi a Napoli, sperando che il mare potesse darle giovamento. Ma così non fu, e durante una delle sue crisi venne arrestata in un locale e portata all'ospedale degli incurabili, da cui però riuscì a fuggire, e da quel momento di lei non si seppe più nulla. A Bitonto troviamo la Torre del Lupomino, una struttura abbandonata da circa 400 anni, che secondo i locali sarebbe la tana di un licantropo. Invece a Brindisi, secondo Claudio Foti, che abitava nelle campagne vicino alla città, racconta degli ululati che si sollevavano nella notte di luna piena, ma che non c'era mai stata paura, perché a differenza degli episodi letterari, i licantropi riconoscevano gli abitanti e cercavano di non nuocere loro, e alcune tradizioni orali proprie del brindisino li considerano dei veri e propri protettori. La situazione però poteva farsi più difficile d'estate e in giorni particolari del mese. Le donne brindisine e salentine durante le notti afose giacevano con dei mazzetti di basilico tra le gambe, in modo tale che l'odore di sangue fosse meno intenso e non attirasse i lupi. Sembra infatti che certi licantropi avessero una vera e propria predilezione per le donne con il mestruo, soprattutto licantropi dal pelo rossiccio, mentre quelli con il manto grigio spranavano pecore o animali gravidi. Invece quelli neri disotterravano cadaveri freschi nei cimiteri. Uno dei rimedi per esorcizzare un neonato licantropo, secondo un'antica leggenda leccese, vedeva il padre salire sul tetto di casa a mezzanotte e urlare «È nato uno stregone a casa mia!». Oppure si poteva prendere il bambino e inserirlo per breve tempo in un forno acceso, in modo tale che la luce e il calore scacciassero il germe malefico. La Basilicata, con la sua terra piena di boschi, è un ambiente perfetto per i lupi e le storie di licantropia. D'altronde l'antica Lucania traeva il suo nome dal latino lucus, ovvero bosco sacro, ma anche dal termine greco lycos, ovvero lupo. Oltre la maledizione del nascere la notte di Natale, è credenza dei locali che anche altre due categorie di persone potessero diventare licantropi in età adulta: i sonnambuli e coloro che sposavano le proprie figliocce. Per il resto ritroviamo riti e credenze già viste, come il rito del forno o le tre bussate, che vengono raccontate anche dall'autore Carlo Levi nella sua opera Cristo si è fermato a Deboli. I sonnambuli diventano lupi, licantropi, dove non si distingue più l'uomo dalla belva. Escono la notte e sono ancora uomini, ma poi diventano lupi e si radunano tutti insieme con i veri lupi attorno alla fontana. Bisogna stare molto attenti quando ritornano a casa. Quando battono all'uscio, la prima volta la loro moglie non deve aprire. Se aprisse vedrebbe il marito ancora tutto lupo e quello la divorerebbe e fuggirebbe per sempre nel bosco. Quando battono per la seconda volta, ancora la donna non deve aprire. Lo vedrebbe con il corpo fatto già di uomo, ma con la testa di lupo. Soltanto quando battono all'uscio per la terza volta si aprirà, perché allora si sono del tutto trasformati ed è scomparso il lupo ed è riapparso l'uomo di prima. Non bisogna mai aprire la porta prima che abbiano perso anche lo sguardo feroce del lupo e anche la memoria di essere state bestie. Quelli non si ricordano più di nulla.
Il lupo mannaro calabrese sembra essere più cosciente di sé. Si premura di chiudere gli animali nella stalla, così da non massacrarli, poi lancia degli ululati di avvertimento per far scappare i buoi e attirare i lupi dei dintorni, i suoi, potremmo chiamarli compagni. Infine, alle prime luci dell'alba, si rotola nella polvere bagnata per riprendere le sue sembianze di uomo. Teme moltissimo i crocifissi e le canne verdi, unici strumenti che lo fanno ritornare uomo, ma tra mille sofferenze. A Tauria Nova, in provincia di Reggio Calabria, viveva un certo Giustino, un lupo mannaro dagli artigli lunghi e micidiali, mentre in un altro paese vicino, a San Giorgio Morgeto, una giovane donna aveva sposato l'amore della sua vita, senza sapere che questo, durante le notti di luna piena, si trasformasse in un mostro. Una notte la donna vide fuggire il marito dal talamo nuziale e decise di seguirlo. Questo, credendo che i rumori alle sue spalle fossero un cacciatore di lupi, la uccise per sbaglio. Distrutto dall'accaduto, porrà fine alla sua vita la mattina stessa. Nel 1883, una guida turistica inglese, Cities of Southern Italy and Sicily, pubblica la storia della lupa mannara di Nicastro. Secondo la leggenda, il conte di Masano, un appassionato di caccia, aveva sposato la bella figlia del barone Arena. Il barone possedeva una vasta riserva che faceva controllare dai suoi fidati guardiani per evitare che fosse invasa dai bracconieri. Uno dei suoi fidati guardiani, una notte, tornò dal barone Arena e dal conte di Masano, raccontando che uno dei suoi compagni era stato aggredito durante la notte da un branco di lupi feroci. Questo, per difendersi, aveva lottato con tutte le sue forze e con il coltello l'uomo era riuscito ad amputare una zampa di uno dei lupi, ma con sua grande sorpresa vide trasformarsi la zampa anteriore che aveva reciso in una mano, in una mano di donna. Dall'anello portato al dito della mano mozzata, il conte di Masano riconobbe subito la donna che aveva sposato. Immediatamente il conte chiamò la consorte e non appena la vide rimase a bocca aperta. La donna effettivamente aveva un braccio fasciato e, togliendo le bende, tirò fuori il moncherino sanguinante. Per punizione la donna fu prima rinchiusa nel castello, per poi essere condannata a morte. Come affermava l'antropologo siciliano Giuseppe Pitré, la credenza del lupo mannaro è comunissima in Sicilia e non v'è città o paesello che non parli di questo essere soprannaturale e quasi misterioso. Tradizione vuole che la maledizione colpisca i nati nelle notti di plenilunio, nella notte di Natale e nella notte di San Giovanni. A Messina, invece, le probabilità aumentano nei venerdì d'estate. Ma si può diventare lupunari anche solo fissando la luna piena o addormentandosi con gli occhi rivolti ad essa. Per tale motivo le mogli dei pescatori usavano regalare ai mariti della stoffa nera con cui schermarsi il viso durante la nottata in barca. In Sicilia la licantropia è anche detta mal di luna. Pirandello si ricollega a tale credenza nella sua novella Male di Luna, in cui un personaggio racconta di come da bambino venne lasciato sotto la luce lunare e diventò per questo un lupo mannaro. Il 20 agosto 1903, a Floridia, in provincia di Siracusa, gli abitanti di Via Archimede stavano prendendo il fresco, seduti davanti alle porte di casa. All'improvviso si presentò uno spettacolo mai visto. Una figura che somigliava sia a un uomo che a un lupo vagava per la via, rasente ai muri, emettendo dei suoni terribili. I testimoni, presi dalla paura, cominciarono a invocare i santi, facendosi il segno della croce, e a tale manifestazione di fede il mostro sparì. Ma contemporaneamente, dall'ultima casa della via, esplose un urlo terribile. Il mostro era comparso nel bel mezzo della casa, terrorizzando i poveri abitanti. All'arrivo dei vicini, la bestia iniziò a farfugliare qualcosa con una voce quasi umanoide, per poi sparire di nuovo nell'oscurità. Molti cercarono di capire cosa fosse successo,
Alcuni pensavano si trattasse di un demone errante che era fuggito dall'inferno, mentre un'anziana, diciamo esperta in queste cose, affermò con sicurezza che quello era un lupo mannaro che era scappato dal mondo dei morti dopo una tempesta. Oggi i lupi in Sardegna non ci sono, eppure, forse per importazione, il lupo mannaro esiste. Ad Alghero, infatti, il lupo bunaru vaga nelle notti di plenilunio e lancia sofferenti ululati. Il mostro sarebbe un poveraccio colpito da una maledizione, la quale gli infliggerebbe in quelle notti terribili dolori, tanto da costringerlo a camminare su quattro zampe. Ma si sa, il folklore sardo regala un'infinità di creature e leggende uniche antichissime, e tra queste un caso di teriomorfismo che ha grandi similitudini con la licantropia è quello del Boe Erchitu, un uomo che a causa di un crimine viene maledetto. Durante le notti di luna piena, infatti, si trasforma in un enorme bue bianco, con due grosse corna rivestite d'acciaio, che vaga per le strade del suo paese, scortato da una coppia di diavoli. Se la creatura si ferma di fronte a una casa e muggisce per tre volte, vuol dire che il padrone di quest'ultima è condannato a morire entro l'anno. Generalmente il Boe Erchitu riacquistava automaticamente la sua forma umana all'alba, ma secondo altre versioni, perché questo accadesse, doveva rotolare davanti a tre chiese o davanti a un cimitero. Pare che questo rito fosse una specie di antico tributo che bisognava pagare alle divinità, in modo tale che consentissero al povero dannato di riprendere la forma umana.